Vuoi saperne di più riguardo gli animali carnivori? Te lo raccontiamo in questo video di Ecologia Verde. Cosa sono gli animali carnivori e le loro caratteristiche? Gli animali carnivori sono quelli che si nutrono di altri animali, dei loro muscoli, grasso o altri tipi di tessuti. Questi animali sono predatori e tra le loro caratteristiche possiamo scoprire che possiedono una forza, un'intelligenza, una velocità e un apparato digerente che si adatta alla digestione della carne della loro preda, di strutture come zanne o artigli e che utilizzano strategie di caccia. Inoltre, nei mammiferi, gli occhi si trovano davanti e non sui lati come è comune nelle prede. Vediamo i tipi di carnivori che esistono. Carnivori sono quelli che devono necessariamente consumare altri animali. Il loro sistema digestivo non ha modo di elaborare la cellulosa vegetale. Insettivori consumano solo insetti. Possono specializzarsi in un unico tipo, come i mirmecofagi, che mangiano solo formiche e termiti. Carnivori invertebrati. Questi animali mangiano invertebrati, come vermi, per esempio. Piscivori. Questi sono animali che mangiano solo pesce. Predatori superiori. Questi carnivori non hanno predatori al di sopra di loro. Sono il top nella catena alimentare. Saprofagi. Si nutrono di carcasse di altri animali. Hanno il ruolo vitale di rimuovere i detriti organici dagli ecosistemi, contribuendo al riciclo dei nutrienti e al ritorno di energia al sistema. Cannibali. Questi sono animali che si nutrono di individui della loro stessa specie. Onnivori. Sebbene di solito si distinguano erbivori, carnivori e onnivori, non esiste numero specifico che distingua onnivori e carnivori facoltativi, perché ce ne sono alcuni che occasionalmente possono anche consumare piante. L'onnivoro consuma sia piante che carne, e c'è chi include questa categoria tra i carnivori. Prima di continuare, ti mettiamo alla prova. Quale di questi animali è un cannibale? Procione. Serpente a sonagli. Squalo balena. Pensaci bene, perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. A seconda della quantità di animali che consumano, possono essere suddivisi in ipercarnivori se consumano più del 70% di carne, mesocarnivori se consumano dal 30 al 70% di carne e ipocarnivori se consumano meno del 30% di carne. Queste diete sono integrate con piante, alghe, uova o funghi. Esistono diversi tipi di animali carnivori, ognuno dei quali risponde alle proprie dimensioni, strategie e capacità. Ecco alcuni esempi organizzati in gruppi. L'orso polare è l'unico orso che è un carnivoro rigoroso ed è anche un grande predatore. Si nutre principalmente di foche e molte volte esiste anche un cannibalismo tra giovani individui. Inoltre non bevono acqua e ottengono i liquidi cui hanno bisogno dal sangue delle loro prede. Il formichiere gigante è invece un insettivoro, perché si nutre di termiti e formiche che estrae dal terreno con la sua lunghissima lingua. Uccelli carnivori. Il condor della giungla si nutre esclusivamente di carcasse. La sua testa è priva di piume per non sporcarsi e il suo stomaco è molto acido per annullare eventuali rischi. Quando ci sono dei cadaveri, molti spazzini come le poiane si avvicinano, ma il condor è quello che mangia per primo. D'altra parte, la maggior parte dei pinguini sono anche carnivori e si nutrono di specie marine come pesci. Pesce carnivoro. Un buon esempio è il persico trota, un pesce d'acqua dolce che forma gruppi per cacciare pesci, crostacei, molluschi, vermi, anfibi e persino uccelli. È uno dei pesci più utilizzati per la pesca sportiva. Rettili carnivori. Tra i rettili carnivori troviamo il coccodrillo americano. È un predatore e carnivoro per eccellenza. Ha grandi artigli e zanne che si combinano con la sua strategia furtiva per catturare prede innocenti che si avvicinano all'acqua. Possono mangiare tutti i tipi di animali: pesci, rane, serpenti, insetti, uccelli, cani. Anfibi carnivori.
Per quanto riguarda gli anfibi carnivori, possiamo parlare dell'axolotl. Questo anfibio acquatico si nutre di piccoli animali come larve, avannotti, crostacei o pesci. La vista di questi anfibi è scarsa, per questo si affidano al movimento e alle loro ombre per trovare cibo. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, la risposta corretta è B. Il 68% delle femmine di serpenti a sonagli mangia le prede per recuperare nutrienti e riprodursi di nuovo. Lo sapevi? Dicci, quali altri esempi di animali carnivori conosci? Alla prossima volta, ecologisti!